Il riscatto del pavone all'interno della storia dell'arte. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ritorniamo nella nostra rubrica sul simbolismo, una rubrica che a me piace moltissimo, anche se l'ho trascurata, scusatemi, perché ci fa capire quelli che sono i significati reconditi e nascosti all'interno dei quadri, che molto spesso noi guardiamo, dei quadri, delle sculture, delle architetture stesse, che molto spesso noi guardiamo senza renderci conto e senza capire fino in fondo, proprio perché ci sono questi messaggi simbolici che non riusciamo oggi a cogliere. Oggi svelo il significato del pavone all'interno dell'opera d'arte. Il cui significato nella vita di tutti i giorni spesso non è positivo, perché noi diciamo spesso vanitoso come un pavone, non ti atteggiare come un pavone, quindi ha un'accezione di superbia che in realtà nella storia dell'arte viene riscattata come qualcosa di infinitamente invece benevolo. Molto spesso il pavone all'interno dei quadri è il simbolo di Dio, proprio perché la sua coda si espande a ruota e ogni piuma è caratterizzata da un grande occhio, quelli pare siano gli occhi di Dio che tutto guarda e tutto osserva. Un'altra cosa fa del pavone il corrispettivo dell'essere, il corrispettivo divino all'interno dei quadri, e cioè anche la leggenda secondo cui la carne del pavone non imputridisce. Dopo la morte, infatti, il pavone va incontro ad una lenta essiccazione, non imputridisce appunto, e quindi ad una vita eterna dopo la morte. E di conseguenza ecco che il pavone assurge a sinonimo di infinità, a sinonimo di immortalità. La sua bellezza naturalmente richiama quanto di esteticamente grande ci sia nell'universo, e cosa è più esteticamente grande che la luce di Dio. E quindi ecco che per i colori, per il fascino e per la tipizzazione del suo essere, ecco che il pavone assurge a presenza di Dio. Il pavone è un animale sacro in molte culture, ed in molte culture, non di meno anche la nostra, è collegato anche ai simboli astrali. Vi dicevo appunto la circolarità della sua coda, ecco che sia i colori che la forma lo rilanciano al cosmo, al cielo, al sole, alla luna, quindi tutti quei simboli che quindi regolano la vita dell'uomo e che richiamano di conseguenza a chi regola la vita dell'uomo, e quindi sempre a Dio. Immortalità, beltà e sguardo fisso sull'universo ne fanno il richiamo di Dio sulla terra. Adesso vi faccio vedere uno dei quadri più famosi in cui il pavone è messo lì in bella mostra, e vediamo come all'interno di un quadro il simbolismo abbia un forte peso. Analizziamo il San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina, databile intorno al 1474-1475. Vediamo qui San Gerolamo chiuso nel suo studio. San Gerolamo, ricordiamo che è colui che tradusse, tra le tante cose che fece, colui che tradusse la Bibbia dal greco all'ebraico, dal greco e dall'ebraico al latino, quindi un grande evangelizzatore, colui che portò la parola di Dio nella lingua che tutti parlavano, quindi il latino, e quindi la presenza di Dio è importante, centrale. Lo mette all'esterno, è una sorta di trompe-l'œil questo dipinto, in cui c'è un'architettura che continua al di fuori della stanza in cui è abbicata la scena. La scena ritratta. Vediamo che il pavone è posto sul davanzale, proprio al limite tra San Gerolamo e l'esterno, come se la parola di Dio uscisse da quella stanza grazie al santo stesso. E su quel davanzale troviamo anche una coturnice e un catino, una ciotola. La coturnice è un uccello facilmente addomesticabile, mentre dall'altra parte il catino sta a simboleggiare il fonte battesimale. Quindi la parola di Dio che educa, tra virgolette, ammaestra la coturnice che sarebbe l'uomo, attraverso il battesimo, quindi attraverso il fonte battesimale, troverà la propria salvezza. Vedete come tre simboli raccontino l'idea di quello che è il significato di un quadro, dove San Gerolamo diventa il protagonista e la sua impresa viene poi semplificata dai simboli all'esterno del suo studio. Questo quadro è pieno di simboli, prima o poi ve ne parlerò in maniera dettagliata, ma in questo
questo momento mi interessava proprio l'idea di Dio, del pavone, all'interno di un quadro. Quindi adesso, quando guarderemo un quadro, specialmente in epoca bizantina, specialmente nel Medioevo e poi nel Rinascimento e via discorrendo, sapremo che quello non è semplicemente un orpello, ma è un richiamo all'Altissimo che in quel momento tutto guarda. Bene, spero che anche questa piccola pillolina di simbologia vi sia piaciuta e vi rimando alla prossima. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci!